Per noi il PR è stato molto importante, al di là di dare inizio ad una collaborazione che ha coinvolto i comuni che vanno da Asolo a Nervesa, quindi tutta la fascia dell'Asolano e del Montello, è stato importante proprio per fare aggregazione tra di noi, per imparare anche quali sono le esigenze reciproche. Attraverso PR abbiamo potuto finanziare degli interventi su Villa Pontello e al Capitello dei Lovi. L'ascito del Pontello per noi è forse la cosa più importante che ha avuto Crocetta dalla sua nascita. Crocetta nasce nel 1902 e questa villa era l'orfanotrofio. Lui nelle sue volontà ha voluto che rimanesse alla comunità come orfanotrofio per le orfanelle di guerra. Adesso da un po' di anni è museo della Grande Guerra del Novecento. Con il PIR abbiamo avuto la possibilità di ristrutturare il giardino, le pareti esterne e la barchessa, con due diverse azioni. Sono stati utilizzati circa 200.000 euro per un iniziale contributo del PIR. Abbiamo appunto fatto quella che è la parte esterna. Abbiamo comunque avuto la possibilità, grazie a questo primo contributo, la possibilità di averne un altro da 400.000 euro per la messa in sicurezza e ne stiamo chiedendo un altro, che è poi quello che sarà quello cruciale, che porterà alla realizzazione finale del museo. Sicuramente una collezione unica per quanto riguarda la medicina della Prima Guerra Mondiale, gli ospedali della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo una collezione altrettanto particolare, secondo me unica, della chimica della Prima Guerra Mondiale, che è stata forse la prima guerra chimica in un certo senso che l'uomo ha potuto affrontare. Questo è il Capitello dei Lovi, capitello così chiamato, cioè dei lovi, dei lupi, perché è stato fatto, dice sempre la leggenda, nel 1300, ma questo è un dato certo, da un viandante che probabilmente, salvato dai lupi che in quel periodo infestavano il Montello, ha deciso di ringraziare il Signore. Ed è sicuramente l'edificio più antico che abbiamo a Crocetta. Per questo per noi è stato importante, con l'utilizzo del PIR, restaurarlo. Anche qui era la prima linea della Prima Guerra Mondiale e quando tutto era raso al suolo, perché abbiamo anche le foto del periodo, qui tutto era brullo e raso al suolo, lui è rimasto. Quindi veramente per gli abitanti di questo luogo è una memoria storica importantissima. Que j'emporte avec moi et qui répète.